In una famiglia nasce un bambino e i genitori cercano, come si fanno tutti i genitori, all'età in cui cominciano a spiaccicare qualche parola, a farlo parlare. Allora insistono con mamma, papà, papà, bambino, niente. Visita al pediatra, dice no, ogni bambino parla alla sua età, parlerà un po' più avanti. Il bambino fa 2 o 3 anni e non parla. Al terzo anno comincia per la prima volta a aprire la bocca. E la prima parola che dice è papparaparaparaparaparapa. E allora il genitore dice, che fagli capire, dice, prova a dire mamma, papà, pappa, niente, un bambino solo e solamente papparaparaparaparapa. Specialisti, medici, cose, no, è un vezzo, passerà con l'età, non vi preoccupate, non c'è niente, il bambino è sano. Il bambino fa 9, 10, 11 anni e continua solamente a fare papparaparaparaparaparapa. E quindi i genitori sono realmente preoccupati, deve andare a scuola, deve fare il militare, e non sanno più cosa fare, hanno visto tutti gli specialisti e decidono di andare a Lourdes, l'ultima spiaggia. Treno bianco di notte, gente che soffriva, che stava male. Il bambino fa parà, 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 mamma ti prego, se si vedi la gente non sta bene, ma andiamo dalla Madonna, ti fa la grazia, fai il bravo. Arrivano finalmente a Lourdes, questa cattedrale, religioso, silenzio, non vuole una mosca, e il bambino fa parà, 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 parà. La mamma disperata si butta prostrata così ai piedi della Madonna e fa, Madonna mia, fallo finire. E il bambino. Para 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 para, zang.